Il caro energia affligge notevolmente anche il settore della produzione dell'acciaio e in particolare l'Italia, dove la produzione è legata soprattutto ai forni elettrici con l'utilizzo dei rottami. E in questa casistica il caro energia ha mandato alle stelle il prezzo. Oltretutto c'è sempre il problema della concorrenza sleale dei prodotti made in China, dove si lavora ancora senza grande rispetto per l'ambiente, con costi operativi inferiori e che portano sul mercato prodotti con un prezzo decisamente inferiore a quello della produzione italiana ed europea. Con Antonio Gozzi, vicepresidente di Federacciai, ne parliamo in questa puntata di Focus. A tra poco. Cari amici vicini e lontani, bentornati alla nuova puntata di Focus da parte di Stefano Elena. Abbiamo in collegamento con gli studi di Brescia Antonio Gozzi, vicepresidente di Federacciai, che ringraziamo per aver accettato l'invito di Focus. Grazie a Gozzi. Buongiorno ai vostri telespettatori e a lei. Gozzi, il problema del caro energia è strategico anche per il settore dell'acciaio, anche se tutto sommato la struttura di produzione dell'acciaio in Italia è legata al forno elettrico e soprattutto al rottame, quindi ha necessità di minore utilizzo di energia rispetto alla produzione di acciaio primario ad alto forno, come quello che sta succedendo all'impianto simbolo d'Italia dell'Ilva di Taranto. Però l'utilizzo di questi forni elettrici, seppur molto più flessibili, molto più efficienti, ha il problema del caro tariffe dell'energia elettrica, che adesso con queste quote di mercato stanno mandando la produzione letteralmente fuori mercato. Tant'è vero che tanti dei vostri associati stanno rallentando la produzione, se non addirittura sospendendola, perché non è più conveniente produrre con questi prezzi. Cosa possiamo fare per risolvere questa situazione? Ma grazie, innanzitutto colgo l'occasione per ricordare ai vostri telespettatori che il caso dell'elettrosiderurgia italiana è un caso da manuale a livello mondiale, nel senso che siamo l'unico paese al mondo in cui la produzione, l'80% della produzione di acciaio è fatta col forno elettrico, che significa due cose. Da una parte che questa produzione è già oggi sostanzialmente decarbonizzata, perché ha già come dire, impegnato il suo processo di elettrificazione, no? E quindi emette pochissime CO2, confrontato col processo tradizionale degli altiforni, col carbon coke, che invece sono fortemente emittenti di CO2. Secondo, è la più grande macchina di economia circolare d'Europa, perché noi ricicliamo circa 22-23 milioni di tonnellate di rottame l'anno. E quindi diamo vita ad un percorso virtuoso di eterno riciclo dell'acciaio che produciamo. Sono due elementi di eccellenza che, aggiunti all'efficienza e alla flessibilità delle nostre produzioni, fanno veramente dell'elettrosiderurgia italiana un caso da manuale. Come lei ricordava, oggi noi dobbiamo affrontare anche noi il nostro caro bollette, perché siamo degli elettrointensivi, degli energivori, consumiamo tantissima energia elettrica e con i prezzi dell'energia elettrica di oggi, che è passata da 50 euro a megawattora a 250 euro a megawattora, quindi abbiamo avuto un aumento nel giro di 2 anni quasi di 5 volte del prezzo dell'energia elettrica, nonostante la crescita dei prezzi dell'acciaio, perché onestamente bisogna ammettere che non vendiamo la tonnellata d'acciaio allo stesso prezzo oggi a cui la vendevamo 2 anni fa. C'è stata fortunatamente una ripresa del mercato a livello internazionale da questo È stata punto una di vista. ripresa del mercato a livello internazionale e naturalmente l'incremento dei costi viene ribaltato in parte sui clienti. E ciò nonostante, come lei ricordava, i livelli di prezzo dell'energia, dovuta soprattutto all'esplosione del prezzo del gas e al legame che c'è tra gas ed energia elettrica sui mercati energetici europei, costringe molte delle nostre aziende per ora a utilizzare la flessibilità proverbiale del forno elettrico per lavorare soltanto nelle cosiddette ore vuote, cioè in quelle ore in cui il costo dell'elettricità è più basso, no, notturno e festivo, con gravi sacrifici delle nostre maestranze, naturalmente, Certo. che si prestano a questo lavoro, a questa flessibilità e danno il loro contributo al sostentamento e al mantenimento in vita delle nostre aziende. E però abbiamo detto che se continua così e se vi dovessero essere
ribassi dei prezzi dell'acciaio, probabilmente moltissimi di noi devono fermare, nel senso che le produzioni vanno decisamente in perdita e non si può produrre strutturalmente in perdita. Quindi stiamo affrontando il tema, lo stiamo affrontando a livello di Federacciaia, a livello di Confindustria, a livello di governo. Fino ad oggi il governo ha preso soprattutto provvedimenti a tutela del caro bollette delle famiglie, e questo è in parte comprensibile perché naturalmente l'impatto sociale... Però il mondo delle imprese è stato un po' sostanzialmente trascurato. Fino ad oggi non ci sono state misure strutturali, c'è stata una misura congiunturale, bisogna metterlo nel decreto ristori di due settimane fa, nel senso che c'è uno sconto in bolletta per la prima volta anche per gli energivori, a determinate condizioni che però si sono verificate, cioè un rincaro del prezzo dell'energia del 30% rispetto al 2019, quindi tutti sono in questa condizione, e c'è uno sconto del 20% per il trimestre gennaio, febbraio, marzo del 20% sul prezzo, sul costo dell'energia. Quindi una misura di congiuntura è stata presa. Noi chiediamo misure strutturali e probabilmente questa settimana o la prossima settimana il Consiglio dei Ministri una di queste misure strutturali incomincia a vararla, è la cosiddetta gas release. Che cosa vuol dire gas release? Cerchiamo di spiegarla ai telespettatori in maniera semplice, con parole semplici. Quindi offrire il gas, diciamo, al prezzo di costo di estrazione più naturalmente i margini. Grosso modo così. Aumentare l'estrazione di gas dai pozzi italiani. È quello che il professor Pelanda ieri su questa emittente ha appunto rilanciato, dicendo addirittura che l'Italia, se abbandonasse quelle politiche ideologiche che hanno nuociuto grandemente negli ultimi 10-15 anni, perché il problema delle strategie energetiche nazionali non si creano dall'oggi al domani, sono problemi che il paese si trascina almeno degli ultimi 10 anni da questo punto di vista, è che potrebbe fare molto di più, raggiungere nuovamente il 20% di autoproduzione di energia di gas nazionale, e soprattutto potrebbe spingersi ancora oltre, perché secondo lo studio del professor Pelanda l'Italia galleggia letteralmente su un mare di gas e potrebbe tranquillamente puntare nel giro di qualche anno a una maggiore autonomia energetica, che raggiungere, diciamo, una quota del 30-40% cambierebbe sicuramente gli scenari di riferimento rispetto ad oggi, che è dipendente quasi il 96% da importazioni di energia primaria, gas, petrolio, dicendo, ma anche elettrica, perché noi siamo dipendenti per un buon 7-8% da importazioni dal nucleare francese. Dal nucleare francese, il che non abbiamo voluto il nucleare in Italia, però andiamo a comprare quello già pronto, chiave in mano, dalla Francia. Ma guardi, il suo riferimento al gas è quanto mai opportuno. Nell'estremismo ideologico di cui lei parlava poc'anzi, c'è stata anche la criminalizzazione del gas come materia prima della transizione energetica. Tutti lavoriamo per la decarbonizzazione e per uscire in gran parte con le rinnovabili dal mondo degli idrocarburi. Però è altrettanto vero che l'Italia e il Mediterraneo in generale sono un'area del mondo ricca di gas. Noi abbiamo un operatore, un campione mondiale che si chiama Eni sulla ricerca e l'estrazione di gas. Il gas è disponibile in grandissime quantità. Il gas utilizzato anche senza carbon capture, poi spieghiamo che cos'è la carbon capture, inquina enormemente meno del carbone, quindi già chiudere le centrali a carbone e sostituire il carbone col gas è un grande avanzamento. In più il gas può essere utilizzato con le tecnologie della cattura delle CO2, può essere utilizzato in centrali a turbogas senza emettere alcuna CO2. C'è stata una criminalizzazione ideologica anche delle tecnologie della carbon capture, e io credo che questa vicenda che stiamo vivendo, la presa di coscienza del rischio della dipendenza
da fonti estere, in particolare dal gas russo, perché l'Europa è dipendente dal gas russo e la Germania e l'Austria molto più di noi, no? Faranno aprire gli occhi. Ozzy, ma siamo stati dipendenti perché col discorso dei prezzi scontati che dava la Russia fino a pochi anni fa era tutta una manna, perché si comprava il gas. Più che prezzi scontati erano... Però dopodiché ci siamo legati le mani. I prezzi scontati erano... Ma più che prezzi scontati erano prezzi di contratti a lungo termine, che per la verità i russi hanno sempre rispettato, anche adesso li stanno rispettando. No, d'accordo, ma però noi ci siamo ubriacati del fatto che c'è stato un periodo di bonanza per cui i prezzi internazionali del gas nel mercato spot erano molto bassi, e quindi non si è guardati al futuro di dire ragazzi facciamoci un contratto di 10 anni perché non si sa mai quanto finisce la bonanza. Si è andati avanti nella speranza che il vento sia sempre nelle vele dello stellone. Esattamente, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, pensi a quanto è importante il TAP, che non si voleva fare perché c'è stata una battaglia campale. Glielo dica ad Emiliano che avevamo paura. Ricordo il ministro Calenda, il coraggio del ministro Calenda del governo Renzi per andare avanti col TAP, immaginate che cosa sarebbe oggi senza quel collegamento che ci... come dire, libera in parte dalla dipendenza russa perché è un gas a zero e che può essere ulteriormente potenziato. Ma pensiamo alle estrazioni del gas nostro. L'Italia estraeva 15 miliardi di metri cubi di gas l'anno, siamo arrivati a 3. 20 miliardi. 20 miliardi, parliamo di 25 anni fa, 30 anni fa, ma 10 anni fa noi tiravamo fuori ancora 13-15 miliardi all'anno. Poi Notriv, i terremoti, il sisma, eccetera, ha fatto sì che siamo scesi a 3 miliardi quando i croati dall'altra parte continuano ad estrarre a tutta forza da pozzi sui quali probabilmente avremo anche noi una qualche diritto di captazione. Si va, dicevamo, verso una gas release. Cos'è questa gas release? È spingere l'ENI a estrarre almeno 2-3 miliardi di gas all'anno in più dai pozzi esistenti e in attesa che questo gas che verrà venduto agli energivori e forse anche alle famiglie a prezzo di estrazione, che è molto basso tra l'altro, perché noi in Italia abbiamo un prezzo di estrazione particolarmente competitivo. Parliamo di 5 centesimi al metro cubo contro i 70 che è del prezzo di mercato globale. Esattamente. Allora, quindi si può dare, per esempio, agli energivori una quota parte di quel gas a prezzi effettivamente molto competitivi, in attesa che questi 3 miliardi di metri cubi di gas ci siano dal punto di vista fisico, ci sarà un virtuale. Cosa vuol dire? Ci sarà una release virtuale per 2 anni di un gas a prezzo calmierato. E questa ci pare una prima misura di grande interesse. Una seconda misura di grande interesse è quella che riguarda, come dire, uno scambio tra gli energivori che si impegnano a realizzare campi fotovoltaici soprattutto nei loro compound industriali. Io sono il presidente dell'associazione che si chiama Interconnector, che realizza connessioni elettriche col resto d'Europa. Infatti, un altro tema che volevo portarla avanti era su questo tema qua, che voi siete andati con un'attività lungimirante a procurare contratti, a creare, diciamo, connessioni per poter importare energia dalle realtà dove c'è disponibilità di energia. Pensiamo al Montenegro con gli impianti idroelettrici, pensiamo alla Svizzera o all'Austria, e in questa maniera qua voi avete ampliato la vostra disponibilità e diversificato i fornitori, quindi abbattendo il rischio delle forniture. Esattamente. Tra l'altro stiamo spingendo per la realizzazione del collegamento con la Tunisia, perché nei paesi africani non abbiamo 1400 ore di insolazione, ma ne abbiamo esattamente il doppio, e quindi siccome l'Italia non riuscirà, perché siamo il bel paese e possiamo accusare finché vogliamo le sovrintendenze, che certamente talvolta non aiutano, ma nel paese delle colline del Chianti, della piana di Agrigento, è difficile coprire il territorio di pannelli fotovoltaici. Quindi dobbiamo prendere atto che oltre certi livelli di installazione di rinnovabili noi non riusciamo ad andare. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo favorire le interconnessioni con l'estero, in particolare le interconnessioni con Nord Africa, perché possiamo importare molta energia verde da paesi in cui
la produzione di energia solare, ad esempio, è molto competitiva. Con lo stesso investimento si producono il doppio dei kilowattora che si producono in Italia. Perché? O altrimenti si potrebbe investire nell'energia fotovoltaica realizzata in quei paesi lì per produrre gas e idrogeno e poi trasportarlo tramite la rete di metano già esistenti, certo. Evitando anche di fare investimenti, perché fare un elettrodotto ad alta potenza di quei generi lì per portare energia elettrica, oltre ad avere le perdite di carico, costa anche una cifra non indifferente. Viceversa, produrre idrogeno, che con le tecnologie italiane e con le tecnologie attuali ha lo stesso una perdita energetica nelle varie trasformazioni, però consente di risparmiare sull'infrastruttura che già si utilizza, quella già esistente. Assolutamente sì. Bene, ritornavo all'impegno degli energivori italiani e alla disponibilità degli energivori italiani di realizzare impianti rinnovabili. Allora, io ho mandato un questionario ai miei 100 associati per sapere quanti ettari sono disponibili nei loro compound industriali per l'installazione di pannelli solari. Parliamo però di superfici sui tetti da questo punto di vista. Di superfici sui tetti o di superfici di terreni dentro i compound industriali, che spesso esistono, perché quando ci sono le industrie, spesso le industrie hanno terreni intorno alla fabbrica. Bene, sono venuti fuori 1200 ettari. 1200 ettari significa che si possono realizzare da subito su quei 1200 ettari 700-800 megawatt di fotovoltaico. Noi abbiamo chiesto al governo, al ministro Cengolani, di facilitare, semplificare in maniera assoluta l'installazione di pannelli solari all'interno dei compound industriali. Qui non ci possono essere valori paesistici o ambientali per cui l'istruttoria è particolarmente lunga e pesante. Siamo nell'ambito di compendi industriali. Certo, ma poi basterebbe per trovare anche spazi per mettere i pannelli fotovoltaici, basterebbe anche semplicemente fare una norma di buon senso per cui tutte le aree industriali di cui il paese è costellato, anche i tetti, ci sia l'agevolazione per poter installare i pannelli fotovoltaici senza dover andare a utilizzare terreni agricoli che oggi possono essere non utilizzati, però se c'è un cambiamento, una necessità di produzione agricola, avere dei pannelli fotovoltaici attaccati al terreno limita anche grandemente la disponibilità dell'uso del terreno, anche perché questi terreni potrebbero essere utilizzati per produrre biomasse agricole vegetali per fare biocarburanti e fare biocombustibili, che adesso incomincia a essere una cosa interessante. Ma io vorrei tornare ancora un pelo di prima, che la politica energetica nazionale di certi partiti vietava addirittura il gas da origine biologica, che adesso fortunatamente viene sdoganato e viene utilizzato anche come prodotto energetico a equilibrio zero dal punto di vista delle emissioni. Assolutamente, e fa parte di quell'estremismo ideologico che pesa sulla crisi energetica di oggi, perché i processi di decarbonizzazione e di lotta contro il cambiamento climatico le fanno le imprese, le tecnologie, l'innovazione, non gli estremismi ideologici che diventano una specie di religione per cui è la religione della decrescita felice, è la religione del fatto. Io ho realizzato il primo biodigestore da frazione umida dei rifiuti in Liguria, oggi è dell'IREN, ma l'abbiamo realizzato noi e l'abbiamo anche gestito per un certo periodo. La frazione umida dei rifiuti urbani è una miniera di biogas infinita. Che altrimenti buttata in discarica tal quale crea esatto problemi. Bombe ecologiche, no? Così come i fanghi da depurazione, se non vengono trattati. Le garantisco che per l'installazione, la realizzazione e la gestione di quel primo biodigestore da frazione umida dei rifiuti urbani, che oggi, come lei dice, sono sdoganati, ma noi abbiamo fatto una battaglia campale. Perché? Perché l'estremismo ideologico ambientalista diceva che noi comunque bruciavamo qualcosa. Perché? Perché il risultato di quel processo era un megawatt elettrico in un motore diesel. Oggi addirittura il biogas viene direttamente innestato nelle condotte della SNAM, quindi non c'è manco più il motore diesel che produce un megawatt di energia elettrica. Però facciamo bene a ricordare questi episodi, sono contraddizioni ed estremismi da cui ci dobbiamo liberare.
Io citerei anche un altro caso estremamente significativo. L'Italia non è mai stata produttrice di caviale, che era, diciamo, un highlight russo ai paesi dell'est. C'è stato un suo associato che col calore, diciamo, di risulta dell'impianto, invece che sprecarlo in vapore, vi dicendo, Calvisano, la famiglia Pasini. Ecco, ha fatto riscaldare delle piscine, degli stagni, dove hanno allevato storioni, e lo storione di Calvisano riscaldato con le acque tiepide sempre durante tutto l'anno, vi dicendo, è diventato addirittura così buono, così qualitativamente elevato, che supera quello originale russo, e che da uno scarto si genera una assolutamente, risorsa. Assolutamente, Beppe Pasini per Natale mi manda sempre come ricordo, souvenir, il caviale di Calvisano, e confermo quello che dice lei, è assolutamente competitivo col caviale russo. Quindi anche qui gli elettrosiderurgici hanno dato un piccolo contributo all'economia sostenibile e circolare. Io vorrei portarla adesso, aprire un attimo lo sguardo anche all'acciaio, diciamo, primario, quindi quello da alto forno, quello che al giorno d'oggi si produce tramite carbon coke, e che il caso tipico è l'acciaieria di Ilva, che ha dato forti problemi ambientali, anche perché la politica è stata poco lungimirante, ma una volta, 40 anni fa, non c'era nemmeno questa sensibilità, che ha costruito vicino all'acciaieria un quartiere residenziale, con tutti i problemi del caso. Oggi si sta procedendo molto difficoltosamente a una sua riqualificazione, a una sua ambientalizzazione, evitando però di tagliare quello che è l'apporto della produzione di acciaio, tra virgolette, vergine, anche perché ci sono alcuni aspetti dell'industria, anche automobilistica, che necessita grandemente, anche quella alimentare, che deve per forza utilizzare acciaio vergine e non quello riciclato. Da questo punto di vista, cosa state facendo voi come Federacciai per garantire anche la produzione di acciaio vergine? Beh, allora, come dice lei, basta leggersi il piano della siderurgia tedesca, fatto dai nostri colleghi tedeschi insieme al governo tedesco, per leggere che la Germania non ha intenzione di rinunciare totalmente all'acciaio che lei chiama vergine, cioè l'acciaio da ciclo dei materiali, da ciclo integrale, come si suol dire. L'Ilva sta lavorando negli ultimi 2 anni, ha lavorato molto per cambiare, diciamo così, le strutture industriali e l'impatto ambientale di quella fabbrica. Innanzitutto con la copertura dei carbonili. Si sono realizzati, un'impresa italiana molto importante della carpenteria metallica ha realizzato una copertura gigantesca dei carbonili. La Cimolai, se non sbaglio, giusto? Cimolai, esattamente. Ha realizzato una copertura gigantesca che oggi è visibile, che impedisce, diciamo così, la polvere di carbone verso il quartiere Tamburi, che era uno dei grandi elementi di inquinamento dell'area di Taranto. Sono stati intubati tutti i nastri trasportatori, per cui praticamente il minerale oggi viaggia sottovuoto verso l'alto forno. Ci sono ricerche in corso e applicazioni per modificare anche radicalmente, diciamo così, l'impatto ambientale, le emissioni di CO2, pur mantenendo almeno un alto forno, l'alto forno 5, che è il più grande d'Europa, che è un tradizionale vantaggio competitivo di Taranto e che produce quell'acciaio per le superfici esposte dell'automobile che è difficile produrre da forno elettrico. Io credo che il presidente Bernabé e l'amministratore delegato Morselli presenteranno nel giro di pochi mesi non soltanto il piano industriale di futuro di Taranto, ma anche tutto quello che è stato fatto in questi 2 anni, che mostrerà effettivamente che la fabbrica è cambiata e che l'impatto ambientale della stessa si è fortemente ridotto. La sfida naturalmente è quello di ridurre il più possibile l'utilizzo di carbon coke, quindi decarbonizzare il più possibile questa produzione di acciaio, ancorché da alto forno, migliorare l'impatto ambientale in termini di polveri, e ripeto, moltissimo è stato fatto, per restituire al Paese, all'Italia,
un impianto industriale che è stato e potrà ancora essere un'eccellenza mondiale, nel senso che è il più grande impianto siderurgico a ciclo integrale europeo, e riuscire a trasformare quell'impianto in un impianto compatibile, ecocompatibile e sostenibile, beh, è una sfida, una bella sfida italiana, voglio dire, siamo stati capaci di fare cose più difficili che ambientalizzare Ma Taranto. adesso, in questo preciso istante, quanti sono le produzioni d'alto forno esistenti in Italia? Perché una volta c'erano 4 parecchie milioni di acciaierie. tonnellate, 4 milioni di tonnellate su 24. Ma impianti? Perché una volta c'erano impianti tipo Cerno No, c'è Piombino, solo c'erano. Taranto ormai, c'è solo Perché Taranto, perché Piombino ha Piombino, chiuso, Trieste ha chiuso, Bagnoli ha chiuso 20 anni fa. Anche certo, cioè, e anche Genova ha chiuso. Genova ha chiuso 20 anni fa. Quindi ormai l'unico ciclo integrale, l'unico altoforno esistente in Italia E sono in quelli di Taranto. Taranto. Io vorrei portarla adesso sul discorso internazionale, quindi della concorrenza dell'acciaio estero, in particolare delle acciaierie cinesi che producono in grande stile e soprattutto producono senza tanti riguardi per l'ambiente, perché in quella realtà lì non c'è ancora una Beh, sensibilità ambientale. qui mi permetto di Mi dica. Prego, prego. qui mi permetto di correggerla, perché ecco, questa rappresentazione di una siderurgia cinese ambientalmente non compatibile è vera soltanto per una parte delle produzioni cinesi. In realtà chi va in Cina, io per lavoro spesso ci sono, vede purtroppo, perché non abbiamo neanche più il dumping ambientale da contrapporre, vede che anche lì, per ragioni ambientali, le siderurgie cinesi, soprattutto quelle dei prodotti piani, cioè quelle più sofisticate ed evolute, hanno standard ambientali che in certi casi sono migliori di quelli europei. Quindi Anche stiamo perché attenti anche da questo gli punto impianti che fanno l'acciaio sono stati spesso e volentieri esportati dalle aziende italiane che sono di vista. lì da. Esattamente, e quindi abbiamo Pensiamo da lì, aiutato gli pensiamo europei. semplicemente a realtà come la Danieli, che è leader globale nel campo dell'acciaieria. Esattamente, e abbiamo aiutato i cinesi ad avere standard internazionali anche dal punto di vista Però la Cina ha ambientale. ancora la marcia competitiva in più, che lì i prezzi delle emissioni di CO2 sono fissate per legge a 8-10 Questo dollari la tonnellata. invece è E quindi c'è assolutamente un vero. fattore 10 che balla rispetto alla produzione dell'acciaio italiano ed europeo in particolare. Allora, Assolutamente, questo è assolutamente. l'Unione Europea ha escogitato le quote di importazioni che vengono utilizzate a livello trimestrale e spesso e volentieri queste quote vengono esaurite anzitempo e si crea un imbuto sui porti che arriva il materiale che non può essere sdoganato perché altrimenti si pagano fior di gabelle di tasse, eppure c'è l'industria che ha necessità di avere il materiale. Qua come si può uscire da questa impasse regolamentatoria? Ma guardi, allora, anche qui il tema è un tema che ci fa risalire alla, come dire, errata decisione di far entrare la Cina nel WTO. Vecchia storia ormai politica che. Però bisogna partire da lì, nel senso Certo. che è stato un errore concettuale che oggi si paga caro. Per cui quello che si può fare è continuare a mantenere politiche di salvaguardia. Noi siamo uomini di mercato, non coniughiamo un verbo protezionista, però coniughiamo invece il verbo del fair trade, e cioè coniughiamo il fatto che le regole del commercio internazionale devono essere uguali per tutti. E nel momento in cui le nostre produzioni di acciaio sono gravate da questa tassa ecologica, che sono le CO2, tra l'altro negli ultimi tempi oggetto anche di speculazioni finanziarie, nel senso che doveva essere un istituto riservato ai produttori di energia e all'industria energivora per promuovere il miglioramento ambientale dell'industria energivora, è diventato un titolo borsistico sul quale intervengono fondi di investimento, banche d'affari, utilities di tutta Europa, inflazionando il prezzo che sta veleggiando verso le 100 euro a tonnellata. E Ora, anche 100 qua euro. c'è l'errore dell'Unione Europea che non ha messo un cap come ha fatto la Cina da questo punto di vista e dovrebbe intervenire di fretta Esattamente, per poter provvedere e rimediare. esattamente. Ma io credo che anche qui il dibattito in Europa ormai si è aperto.
la discussione fatta sulla tassonomia e sulle tecnologie finanziabili dall'Europa per la decarbonizzazione ha mostrato, come dire, lo spessore di questi problemi. Il fatto che alla fine la Commissione europea proponga il nucleare e il gas all'interno delle tecnologie della tassonomia la dice lunga sul tipo di dibattito che c'è stato all'interno dell'Europa. Ci sarà anche sulle CO2. Vedrete che ci sarà uno sforzo non per cancellare il sistema dell'emission trading system, che può anche essere un sistema che funziona se viene finalizzato agli obiettivi per cui è nato, e cioè se i proventi delle aste del pagamento delle CO2 servono a migliorare i processi industriali verso la decarbonizzazione, mentre invece i paesi europei utilizzano, e l'Europa ha richiamato i paesi europei, quei proventi d'asta per fare altre cose, e non va bene. In secondo luogo, bisognerà assolutamente evitare che la speculazione finanziaria entri in questo mercato, e si possono trovare metodi e strumenti con i quali ottenere questo risultato, e bisogna proteggere le produzioni industriali europee afflitte dal costo delle CO2 rispetto a quelle, ad esempio, cinesi, che questo costo non hanno. Si stanno elaborando sistemi complessi, molto da tecnocrazia e burocrazia europea. Noi, quando vediamo complessità di questo tipo, siamo diffidenti. C'è questa parola magica che ci chiama CBAM, che vorrebbe dire che chi importa prodotti di acciaio cinese, ad esempio, che non scontano il costo delle CO2, dovrà pagare una specie di dazio all'importazione. Però è una cosa che, un gatto che si morde la coda. E che rischia di avere un acciaio europeo enormemente più costoso dell'acciaio di tutte le altre parti del mondo. Quando sarebbe semplice mettere semplicemente il tetto alle emissioni e metterlo parametrato a quelli che sono gli effettivi costi ambientali, e senza lasciare in mano alla finanziaria. Presidente Gozi, io siamo andati un pelino oltre rispetto ai tempi, e il tempo purtroppo è il nostro unico nemico in queste trasmissioni qua. Io, se non ci sono altri temi da portare avanti di urgenza, dicendo, la saluterei, la lascerei con l'invito a tornare a Focus per altri approfondimenti sulla base molto, di quello che molto sarà, volentieri, molto quello volentieri. Quello che saranno le evoluzioni del settore, e direi che salutiamo i nostri spettatori e diamo un arrivederci alla prossima puntata di Focus da parte di Stefano Elia e da parte di Antonio Gozzi, vicepresidente di Federacciai. Grazie, un saluto. Grazie a voi, grazie ai telespettatori. A presto.